Questo programma è offerto da Palermo. Il Ponte Oreto è una struttura fatiscente. Palermo, danni maltempo. Siracusa, immigrazione clandestina. Rocca Palumba, seminario, la mia arma migliore, la difesa. Palermo, per 3 anni i bilanci falsi per il Coinres. Dal 2007 al 2009 la società che si occupava della raccolta rifiuti per Palermo e provincia ha falsificato i propri bilanci. A stabilirlo è stato il Tribunale di Termini Imerese che, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni comuni dei 21 aderenti al consorzio, ha giudicato invalidi i 3 documenti contabili per inosservanza dei principi di chiarezza e veridicità. Nella sentenza si legge inoltre che il Coinres ha disatteso alcune norme inerenti all'approvazione dei bilanci e non ha predisposto bilanci preventivi annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, limitando così il potere di controllo di ogni singolo comune consorziato. Per uno dei sindaci dei comuni consorziati, il primo cittadino di Bagheria Vincenzo Lomeo, queste sono state le parole. Questa sentenza mette in luce le responsabilità della gestione di un carrozzone che fa gravare sui comuni consorziati un debito di circa 26 milioni di euro, senza contare i gravi momenti di emergenza vissuti per l'igiene urbana. I bilanci del Coinres sono stati dichiarati falsi dal Tribunale. Questo traguardo si innesta in una più complessiva battaglia di trasparenza e legalità che sta smascherando i misfatti di un lungo periodo di pessima gestione, le cui conseguenze economiche purtroppo dovranno essere subite dai nostri cittadini. Palermo. Auto si scontra contro un albero. Lunedì notte una Lancia Y con a bordo 2 giovani di 24 anni si è schiantata contro un albero in via Ernesto Basile nei pressi dell'entrata al Parco Ninni Cassarà. Al volante vi era A.C., che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civico di Palermo per un trauma cranico e toracico. Adesso si trova in prognosi riservata. Il passeggero, A.L., è stato invece portato al policlinico, ma la sua situazione fortunatamente non è grave. Il veicolo si è completamente distrutto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i 2 ragazzi dall'autovettura. Le indagini sono condotte dagli agenti dell'infortunistica stradale della Polizia Municipale. Siracusa. Immigrazione clandestina. Un barcone con 105 migranti è partito dalla Libia per approdare ieri in Sicilia. A guidare l'imbarcazione un somalo e un ghanese, entrambi di 22 anni, che sono stati fermati dal gruppo interforza di contrasto all'immigrazione clandestina su disposizione della procura di Siracusa. Il gruppo, formato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera, ha trattenuto 2 presunti scafisti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Palermo torna a far discutere la questione delle riforme delle province. Torna in aula ancora una volta la riforma delle province per l'approvazione della norma chiave nel nuovo sistema di consorzi. Si affronterà l'annosa questione sulle città metropolitane, che però rischia di non passare per i malumori dell'opposizione. Intanto, il capo dello Stato, con una nota del suo ufficio stampa, ha smentito le dichiarazioni del presidente Crocetta circa un'esortazione di Napolitano a proseguire con questa riforma, affermando che il presidente non avrebbe autorizzato nessuno a riferire più o meno confusamente il contenuto di conversazioni personali. Mentre il presidente dell'Unione proprio vince, Salvatore Giuseppe San Giorgi, ha definito scandaloso come il presidente della regione sta portando avanti questa mala riforma, portando addirittura dichiarazioni non vere e tendenziose, attribuendolo addirittura al capo dello Stato. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria. L'associazione Prospettiva Futura vuole le dimissioni del sindaco. All'assemblea cittadina bagherese convocata dall'associazione Prospettiva Futura, presieduta da Alessandro Iannì e coordinata dall'avvocatessa Brigida Laimo, è partita una petizione per raccogliere almeno 200 firme da mandare al Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni del sindaco Vincenzo Lomeo. All'incontro ha partecipato parte della cittadinanza che ha indicato come responsabile di ciò che è successo al cimitero, in cui sono state trovate delle bare bruciate con resti umani, l'attuale sindaco Lomeo. Tanti gli interventi dei cittadini. Atanasio Matera, presidente del Consiglio circoscrizionale di Aspra, ha dichiarato: «Lomeo non poteva non sapere». Durante il dibattito ha parlato anche di una morte che lo ha recentemente colpito e la cui ultima ed unica consolazione consiste in un contatto spirituale con il proprio caro al cimitero. Palermo. Danni maltempo. Un grosso albero è caduto questa mattina in via Messina a Palermo a causa del maltempo. La pianta è finita su alcune auto posteggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. La strada è stata chiusa. A causa del maltempo un auto articolato si è ribaltato in autostrada sulla Palermo-Mazzara del Vallo all'altezza di Carini. Lunghe le code che si sono formate in entrata del capoluogo. Palermo. Il ponte Oreto è una struttura fatiscente. Dario Chinnici, responsabile provinciale delle politiche cittadine, ha dichiarato: «Il ponte Oreto è un'infrastruttura fatiscente e in serio pericolo». Già più di un anno fa l'amministrazione comunale aveva annunciato l'avvio al piano di interventi straordinari sulla struttura per dei lavori di messa in sicurezza, di ripristino e di consolidamento del ponte, che doveva durare circa 7 mesi. Ma un problema sui fondi FAS ha contribuito a questo lungo ritardo. Questi fondi hanno subito una rimodulazione che non ha permesso l'approvazione del progetto a livello nazionale. Dunque non è possibile definire con certezza quando e se i lavori per la riabilitazione del ponte inizieranno. Trapani. Continua la crisi politica al comune. Non c'è più pace al comune di Trapani. Dopo la bufera scatenata dall'aumento delle tasse sui rifiuti, ecco che si è sfaldata ormai la coalizione di centrodestra, che aveva sostenuto il sindaco Vito Damiano alle scorse elezioni. La rottura è giunta al termine delle nomine dei cosiddetti assessori tecnici da parte del sindaco, che ha preferito la nomina di personaggi esterni al partito piuttosto che esponenti interni al polo maggioritario. Per l'opposizione, capeggiata dal PD, ha parlato il consigliere Nino Grignano, che ha detto: «La situazione che si è venuta a creare è davvero indecorosa per l'intera città. Il centrodestra prenda atto delle sue scelte fallimentari», sottolineando poi la scarsa capacità del primo cittadino di gestire una tale situazione. Palermo. Colla nei lucchetti di due negozi. La polizia ha aperto un'indagine stamani sulle due intimidazioni ricevute da due commercianti della città palermitana, che hanno trovato le serrature delle loro attività ostruite dalla colla. I negozi in questione sono il Punto SNAI di Viale Lazio e la società Security System di Corso dei Mille, quest'ultima già colpita 2 settimane fa allo stesso modo. Sembrerebbe un chiaro gesto intimidatorio nel perfetto stile mafioso, che cerca di mettere paura a chi si rifiuta di pagare il pizzo. Questa è la prima ipotesi mossa dalle forze dell'ordine, anche se i titolari per ora negano di aver ricevuto richieste estorsive di pagamento. Intanto proseguono le indagini. Palermo, la strana pioggia. La nuvola di Fantozzi esiste? A Palermo sembrerebbe proprio di sì. Ecco un video amatoriale girato da alcuni ragazzi durante una serata in giro per le strade della città e poi pubblicato su YouTube. Come si può vedere da queste immagini, ad un certo punto i ragazzi si sono imbattuti in un'improvvisa pioggia che ha bagnato però solo parte della strada. In diretta! Ragazzi, qua non piove, è là piove! Ma qua pure, guarda! Ragazzi, qua piove solamente qua, centro strada! La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer.
rendere ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Villa Abate, a Banchina Incanto. Approvata dalla Giunta Municipale l'istituzionalizzazione della corale a Banchina Incanto. A dirigere la corale sarà il cittadino Simone Laimo, che con la collaborazione del comune di Villa Abate continuerà, nel solco dell'indimenticabile mamma Anna Maria Pitarresi, a promuovere la cultura della musica popolare tra i giovani e tra tutti i villabatesi che vorranno contribuire alla crescita culturale del paese. Rocca Palumba. Seminario La mia arma migliore, la difesa. Sabato 1 marzo, presso l'Aula Saita del Centro Sociale del Comune di Roccapalumba, si è svolto il seminario La mia arma migliore, la difesa, incontro sia teorico che pratico sulle tecniche antiaggressione. Il tutto sotto la direzione dell'istruttore altavillese Mauro Labita. Il seminario è stato organizzato dalla Fight and Fitness Academy SD di Altavilla Milicia ed è stato particolarmente voluto dall'amministrazione comunale e dal Comitato Santa Maria Goretti. All'evento hanno preso parte anche gli studenti della scuola media Monsignor Gaiano di Altavilla Milicia. Questo programma è stato offerto da Forte abbraccio a tutti i simpatizzanti di ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 5 marzo 2014. La depressione si sposta nelle regioni centro-meridionali e il tempo migliora al nord, ma rimane ancora piovoso altrove, per cui vediamo il dettaglio grafico che cosa ci dice. Al nord tempo indeciso, miglioramento con cielo che ritorna a rasserenarsi al nord-ovest, ancora nubi invece al nord-est, ma saranno innocue se non in Romagna, dove avremo ancora delle ultime piogge. Al centro molte nubi interessano le regioni adriatiche, con piogge diffuse in lento spostamento verso le zone più meridionali. Piovasche alternate e schiarite le avremo in Sardegna e bel tempo sulle aree tirreniche. Al sud avremo delle piogge diffuse con temporali ancora sulla Calabria tirrenica e localmente sulle coste settentrionali della Sicilia, ma il cielo risulterà molto nuvoloso anche sul resto delle regioni, con precipitazioni diffuse anche se meno intense. La neve cadrà sui confini alpini sopra i 200-400 metri circa, sugli Appennini centro-orientali e meridionali sopra i 1000 metri circa, abbiamo visto. Diamo un'occhiata anche ai venti, che saranno generalmente settentrionali su gran parte dei nostri bacini, minima e lieve diminuzione comprese tra i 2 e i 9 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci sarà un aumento generale ovunque, con 13-15 gradi al nord, fino a 17 gradi al centro, vedete 10-13 gradi al sud. Bene, l'aggiornamento si conclude qui per il momento, vi ringraziamo per averci seguito, continuate a farlo anche su Facebook, Twitter e Google+, mi raccomando. Ciao!